Perché incrociati? Perché in realtà lui... vabbè, cazzo, uno specchio. Ricordati che stai guardando uno specchio, la telecamera, e che è incrociato, no? Non è difficile. Cioè... No, sento lui è a destra e deve andare a sinistra. Vabbè, ma mica lo deve guardare lui, che è un stream che gioca, devono guardare quelli a casa, è tutta per loro, per avere un'esperienza. Dico la percentuale. Ah, la percentuale, cazzi suoi, a me non me ne frega. Si guardi la percentuale. Ok? Cominciamo subito. Mamma mia, qua è brutta situazione, è buon flot, non ce l'ha più, non muore. È morto. Sì, da quella posizione, se ti prende la B al centro, muori prestissimo, raga, è vergognosa questa cosa. È terribile, perché tu vuoi fare di A al centro per evitare le piattaforme, ma se lui ti fotte lo stesso, è finita, raga. È veramente satanico sapere bene la DI da fare contro Mario, anche perché non c'è una DI giusta, di solo cambiarla per renderlo più difficile, perché lui può ucciderti comunque. Attenzione qua, zio Al, che poteva fare molto. Vabbè, però diciamo qua c'è... E comunque sta per rispondere con una quasi zero detta a sua volta, solo 25 su di lui, la vuole pareggiare subito. Invece questa è una big hit con la rage, buona DI qua da zio Al, ottima. Riconosce che doveva andare via dalla piattaforma un'altra volta. Qua però non ha... rischiosissimo però. Perché 1-7 aspetta. Sì, 1-7 aspetta un po', aspettandosi un air dodge. Invece zio Al non gli dà nulla. Invece stavolta l'air dodge la dà, ma sfrutta la buonissima mobility di Peach per arrivare all'edge. Ma ancora niente comunque per zio Al. Questa stock di 1-7 tenuta veramente a lungo, la sua specialità comunque. Killarlo è veramente duro. È veramente un duro lavoro. Ecco qua, quasi quella rapa era una buona idea, ma ancora nulla. Zio Al cerca tutte idee buone, finalmente la trova. Aveva trovato tutte idee buone, sia con la rapa sia con la lettura del salto, ma giusto un pelino in ritardo in entrambi i casi. Finalmente col fair però chiude la stock e quindi si va in parità. Alfa, con forza che l'hai usato. Corre in rob, 3-0 per lui. Minchia, cosa sta succedendo? Non l'ho visto. Attenzione, qua si menano a vicenda. Questo set è sempre, l'ho detto che è un classico di Altomare, ed è sempre una figata, perché si clippano, sono clip per spesso 5 game interi. Quindi spero che oggi avremo lo stesso trattamento, finora lo stiamo avendo. Attenzione, bravo 1-7. Là, Zio Al si aspettava un up smash, 1-7 invece aspetta, gli salta avanti, e quando Zio Al salta via, preme back air, lo uccide, la pareggia subito, non permette all'avversario di mettere troppa percentuale sull'ultima stock, e ora si va in parità. Ancora niente di che. Ok, un paio di neutral win per Zio Al portano l'avversario a 57, niente di che, considerando anche che l'avversario può pareggiarla con una singola hit. Eccola qui. Ah, la rapa un po' missa, fa missare la combo, però forse se l'avesse tirata un po' prima avrebbe potuto addirittura in realtà estenderla la combo. Ok, questa è huge. Questa è huge, non penso muoia però. No. Beh, se sbagliava di sì però, Sì, lo so. Però buona idea, là 1-7 riconosce che la B non avrebbe killato, allora va di down air per provare una rubata, come gli viene meglio, la sua specialità. Ah, là una roll molto rischiosa. Non legge 1-7, un F-Smash avrebbe potuto terminare la vita di Zio Al in game immediatamente. Attenzione! Gli hai buttato il tasso. Mamma mia, hai buttato il tasso a chi? A 1-7? Sì, amica. Ma ho solo detto cosa sarebbe potuto succedere se avesse letto la roll. È successo al contrario. Qua Zio Al se l'è scapillata di più. Quindi 1-0. Comunque bravo Zio Al a fare l'F smash. Si è notato quello direzionale in alto, credo, che manda in alto, perché quello che manda in avanti a cross the stage non avrebbe killato, invece quello in alto sì. Quindi bravissimo Zio Al a riconoscere anche il positioning e a reagire e a scegliere l'opzione giusta. Su smash 4 era ciclo o era NG? No, smash, non mi ricordo. No, penso lo potevi... No, forse... Era ciclo, no? Questa che sì, si no, può... era ciclo. No, non era RNG. Ok, reversa pair huge. Bravo Zio Al comunque a rallentare la sua caduta per evitare la combo. Minchia. Eccolo l'F smash, però senza rage. Miracolato. Senza rage, sì. Un paio di percentuali in più letteralmente avrebbe killato lì. Ah, è su Milli che RNG, ok.
Qua bravo zio Al, ottimo, guarda come si muove in mezzo alle hitbox di Mario. Evita il thump pure. Sì, evita tutto, bravo zio Al. Comunque zio Al evita. Stavo dicendo un disadvantage ottimo oggi, però fa la pitch special, lo fanno tutti i pitch player. Drop ledge fairy in avanti, è un classico. Lo fanno perché per carità è un'opzione scassata che devi rispettare, però se la leggi, questo è quello che succede, un F smash in faccia, se non sbaglio, no, un up smash. E quindi, però Mario 7 dopo aver preso la stock si è preso 95, altissima percentuale su di lui, un setup, un kill setup già adesso potrebbe killare. È vero, comunque questo è Mario che picchia, ma in realtà è la sua fidanzata, penso, non ci sia mai stato un matrimonio ufficiale. No, se è scappata il matrimonio. Eh sì. Qua sta sciarcando zio Al, bravissimo col flood, evitare che quella rapa andasse in mezzo alle palle, diciamolo, perché sono sempre in mezzo alle palle quelle rape di Peach, ma come anche le palle di fuoco di Mario. Comunque l'obiettivo di questi PG e dei loro proiettili è proprio questo: utilizzare all'interno del loro neutral questi proiettili per romperti il cazzo. Quelli di Peach possono essere usati anche meglio in advantage per estendere le combo, mentre quelli di Mario sono più un neutral tool per spaziarsi, insomma, per coprire opzioni. Però il back air qui proprio con la palla di fuoco, incominciare comunque la palla di fuoco, eh? Sì. È un combo starter buono, però esatto, non è stand, è più starter di extender, mentre quella di Peach fa tutto, uno dei progetti migliori del gioco indubbiamente. Vabbè, tutti gli oggetti sono scassati. La Yuji, non so se hai visto, ha preso la rapa al volo col Nair e gli ha permesso di evitare la combo di Peach che aveva esteso. Attenzione però qui, ancora ottimo coverage, però il left smash non lagga nulla, gli permette di coprire la roll. Un down air, un altro smash, un F air, un down tilt. Zio Al sta premendo tutti i bottoni del mondo. 1-7 non gli dà nulla, invece lui al contrario non preme quasi nulla, cerca solo di riendare in questo momento. Bravissimo, ancora una volta questa cosa funziona. Quando Zio Al è alte percentuali si spaventa un po', anche quando lui dovrebbe mettere pressure, perché comunque era Bolchak quello a ledge, ma ha funzionato. 1-7 l'ha uscita per uscire grazie alla paura dell'up smash. Ottima DI qui, aiutato anche dal sour spot del back air. Ok, Jet Trap lo manda in aria. Un'altra volta, ha preso due stock nello stesso modo in questo game. Zio Al si deve dare una svegliata da questo punto di vista, e sicuramente, conoscendo come player, non lo premerà più così facilmente questo fair, almeno spero. Spero per lui, comunque, perché è già due, è già due. Però qui non ha il salto, riesce a recuperare un po' in ritardo ancora Zio Al con queste rape, deve tirare leggermente prima. Padi che non prende la punish buona. Però comunque punisce quello che fa dopo, anche perché comunque la per di Mario non lagga. Okay, culo. Ottimo, ottimo, prende il timing perfetto del network get up. A pair, buono Zio Al, riconosce che senza rage l'avversario non ha tutto questo combo potential come ce l'ha quando è a max rage, perché l'hitstand sulle hit di Mario è un po' più basso, gli permette tipo a 50, a pair non è magari super true. Ok, però qua super even questo game, quando sembra che uno dei due si stia per scappare con un po' di lead si riprende una vicenda, pazzesco. Là l'ha provato, buona B, riconosce il salto dell'avversario, non ha il tempo di reagire Zio Al. Attenzione, legge il salto, senza salto 1-7, ottima K. Attenzione, buona DI, buona DI. Guarda tutto a destra. L'ha presa. L'up smash era giusto, la spot dodge clutch di 1-7. Lo tiene ancora in vita. La rapa non era safe on it lì, mi sa. Forse poteva fare Nair, non so, non ho riconosciuto comunque del 2-0 Zio Al, quando sembrava un game di 1-7 questo. Pazzesco. Però non è finita qui. Come sappiamo, non è finita per niente qui. Non si possono alzare i DPI di questo mouse? Sì, che si può. Yeah, molto più comodo. E quindi wow, 2-0. Fucking crazy. Ovviamente si riconfermano gli stessi PG, ma io non avevo messo la skin sbagliata di Super Mario. Super Mario, io amo chiamarlo Super Mario invece di Mario, fa troppo ridere, perché comunque lui è Super Mario, cioè Mario è riduttivo, ok, è Mario, quando pensi a Mario la prima cosa che pensi è o lui o Balotelli, però comunque lui è Super Mario, capito, lui è, l'altro è Super Mario Balotelli, però capito, è sempre super in ogni caso. Sì. Oh, buona DI, comunque Zio Al mi sta zittendo, mi sta dicendo guarda come si fa la DI, scemo. Però comunque anche lui c'è morto un po' di volte presto, ma comunque sta scegliendo la maggior parte delle volte bene, va fuori dalle piattaforme, che è la cosa che bisognerebbe fare la maggior parte delle volte,
però ogni tanto viene memato perché male stand. Sì, sì, scuda, left smash, bravo, early AB questa volta per evitare di essere intercettato. Ok, Zio Alto, un doppio Dair, copre tutto sotto di lui mentre ritorna al centro stage e si resette il neutral. Ottima, vamo grab qui, sfrutta un ottimo movement da parte di Peach col suo float cancel, però ancora in ritardo con queste rape. 107 glielo rende certo molto molto difficile. Buona grab qua, non crossappa per pochissimo. Comunque ancora una volta comunque aveva fatto fair drop ledge. Stavolta rolla per poco, qua sta sharkando 107 con questi up smash, glielo fa vedere, non ha paura di aprire le sue carte, di mostrare la sua mano e far vedere, guarda, io voglio killare così, devi giocare attorno a questa mossa e io mi adatterò di conseguenza. Infatti ora ha switchato un pochettino, cerca molti più back air mentre l'avversario la legge. L'enda con correttamente, non credo killi la back throw. Per pochissimo no, però. No, ci va vicino. Per pochissimo, dash attack ancora, sceglie male qua 107, però forse era, no, era la cosa migliore. Ma secondo me dash grab se riesce a fare dash attack può fare anche dash grab, è buona dash grab Mario. Però non lo so, lo sa lui meglio di me sicuramente. E qua la pareggia subito, perfetto. Ancora 107 in the game. In the building 107, non sarei dire. Ancora un po' qua, situazione un po' scrappy. Una leggera lead da parte di Zio Al che stava per diventare sostanziosa con quell'F smash. Ok, però buono setup qua, però. Esatto, però comunque non muore. Se avesse fatto via interna sarebbe comunque morto. Quindi ottimo riconoscere lì l'F smash pazzo da parte di 107. Riconosce, ottimo che non ha il salto, non ha il float, non ha nulla e riesce a landare però Zio Al. Reset, ma è ancora in disadvantage, ancora 107 ce lo tiene. Mamma mia, guarda qua, mette una pressure pazzesca, gli fa sprecare tutte le risorse. Zio Al è sempre costretto ad andare a ledge e a resettare ancora una volta. In disadvantage di nuovo, non ci puoi andare sulla piattaforma, gli dice 107. Devi ritornare come una persona normale, come un cristiano normale. Invece Zio Al impaziente, dice voglio tornare al centro stage il prima possibile, mi sono rotto le palle. 107 gliela fa pagare, devi essere paziente contro questo player. Brutto AB. Questo estende, questo game si fa sempre più duro per Zio Al. Ah! Mamma mia. Oh, qua ha provato la pazzia. Ancora in dominio totale 107 in questo game. Si sveglia dopo un 2-0 dominante di Zio Al. Un classico anche questo di 107 comunque. Lo dice lui stesso. Mi adatto un po' troppo lentamente per i miei gusti. Però quando si adatta duramente. L'ha dimostrato. L'ho visto fare infiniti reverse 3-0. Penso la persona che ho visto fare più reverse 3-0 nella mia vita. Earl, cioè poi vabbè, MK Leo magari, però intendo proprio delle persone che conosco, lui è quello che ne ha fatti di più e quindi per questo sono ancora perfettamente convinto che questo game, questo set sia recuperabile. Lo ero anche prima, nonostante i primi due game abbastanza close e unlucky per lui. Va bene, quindi si va su Small Battlefield di nuovo. L'ultima l'aveva piccata 107, stavolta la ripicca Zio Al, quindi comunque non counterpicca nulla. Dice riandiamo qui, non è per lo stage che ho perso. E finora una piccola lead come prima c'è. Estesa, buono. La rapa ancora, stavolta in anticipo la rapa, non in ritardo, ma comunque 107 non ha premuto niente perché lo sapeva. Ok, un po' di combine qui, non può killare. Però Zio Al sta fermo un po'. A Lucky questo down air, non so se ha fatto buona DI, non so se ha fatto SDI Zio Al oppure era solo troppo low che l'ha preso. Comunque esce dal down air e gli fa un sacco di danni di conseguenza. Qua si stanno premendo tasti a caso a vicenda, però nessuno dei due viene punito. Attenzione, un up air, un back air, prende anche la rapa. Bravo Zio Al a cambiare il drift, stavolta gli finisce davanti e, Ok. Zio Al comunque non ha veramente paura di premere tasti, conosce perfettamente la frame data del suo PG e sa che se sei close quarters contro Peach e non sei pronto, lui il nair, il back air te lo preme. E con un altro 171-121 percentuali super even, 107 riesce a recuperare ancora una volta. E stavolta il Zio Al allegge un F-smash un po' questionable, però comunque non viene punito troppo duramente e continua a ridurre il gap con l'avversario. Ottimo punish. Non me l'aspettavo. Sì, bravo Zio Al. Zio Al comunque. Punish sì, rarissimo. Si vede
ha una conoscenza del suo BG e delle percentuali in cui killa perfette di tutte le mosse che può fare. In quella situazione dice: io ho fatto parry, left tilt è molto veloce, di solito non killa, per questo non lo usa mai nessuno, non killa, non comba, non ha ottimi utilizzi left tilt, però a quella percentuale sì, e quindi perché non farlo invece di complicarmi la vita con un nair float cancel o qualcosa del genere. E quindi estende la lead comunque Zio Al, nonostante 1-7 aveva pareggiato subito lo stock count. Ah, finalmente Zio Al mi ascolta, sempre in ritardo con quelle rape, finalmente la tira un po' prima e guarda. Eh sì, l'ha pure recuperata qua, B rischioso da parte di 1-7, ma no, Peach non fa in tempo ad arrivare a punire. Quel buon movement anche di Mario comunque in aria non è male. Ok, qua riconosce Zio Al spaventato di erdoggiare, attenzione, spaventato di erdoggiare là in mezzo alle piattaforme, però si è preso già due volte una pair che non era true comunque. 1-7 estende la combo semplicemente perché Zio Al non preme airdodge, non preme salto, non preme nulla. Cosa lì era rischi, lì era rischi, non moriva ma l'avrebbe messo in una posizione terribile. Quindi Zio Al vicinissimo a chiuderla. Huge, huge questa, huge. Zio Al non deve perdere la concentrazione, non deve perdere il focus, il momento tocca. Eh sì, il momentum era tutto dalla sua, ma ora è la stock contro Mario con la range. Brutta situazione. Ha fatto una cosa di... Ecco perché provava le smash. Un golfista. Wow, un cazzo di golfista for real. E quindi 3-1 Zio Al. Come si dice questo quando...